Il paradiso delle signore 2. Anticipazioni della prima e della seconda puntata. Lo sfondo è quello dell'Italia che rinasce e che riesce a proporre nuove realtà imprenditoriali. La seconda stagione della fiction con Giuseppe Zeno, Giusy Buscemi e Alessandro Terzini riserva particolari novità a tutti i telespettatori affezionati, che non vedono l'ora di scoprire quale sarà l'evoluzione degli episodi della precedente serie. L'ambientazione è quella a cavallo tra agosto e dicembre del 1956, con 10 serate in cui vedremo intrecciarsi realtà storica e vicende inventate. Nel grande magazzino milanese, che già abbiamo visto nella prima stagione, passioni e destini diversi di uomini e donne fanno la loro comparsa, costruendo un carosello di storie tutte da seguire. Il paradiso delle signore, dove eravamo rimasti? Ispirato al famoso romanzo di Émile Zola, Il paradiso delle signore ci ha regalato molti colpi di scena, anche nella prima stagione. Al grande magazzino di Milano è attribuita la crisi di molti piccoli negozi nei dintorni, compreso quello dello zio di Teresa Iorio. La ragazza è fuggita dalla sua terra per evitare il matrimonio combinato con il fidanzato Salvo. Teresa è andata dallo zio a Milano per cominciare una nuova vita. Quando scopre i suoi problemi economici, si dispera e non vede altra soluzione se non quella di ritornare al triste destino che l'attende in Sicilia. La giovane non si arrende e riesce a farsi assumere proprio dal paradiso delle signore, grazie all'amicizia con il pubblicitario Vittorio Conti. A poco Teresa si innamora del padrone dello stabilimento, Pietro Mori, un imprenditore disposto a qualsiasi iniziativa per mandare avanti la sua impresa. Proprio per la sua determinazione e il suo forte legame nei confronti del lavoro, nonostante il sentimento che lo lega a Teresa, Pietro decide di sposare Andreina Mandelli, la figlia dell'uomo che lo sta ricattando. Soltanto alla fine della prima stagione della fiction, Pietro è pronto a vivere il suo amore con Teresa. Mori però non è totalmente sincero nei confronti di Teresa riguardo al suo passato. La ragazza non riesce a riappacificarsi con Vittorio. Le anticipazioni della prima puntata. Si fanno strada vari tentativi di sabotaggio nei confronti del grande magazzino. Tuttavia quest'ultimo viene riaperto. Teresa si decide ad accettare la proposta di matrimonio da parte di Pietro. Inoltre viene promossa a pubblicitaria. Mandelli viene stroncato da un infarto. Nel primo episodio della prima puntata del Paradiso delle Signore assisteremo anche al grande arrivo di Rose, l'ex moglie di Pietro. Nel secondo episodio ci sarà il funerale di Mandelli. Nel frattempo, al grande magazzino, le commesse sono impegnate a eleggere Miss Paradiso. Le anticipazioni della seconda puntata. Teresa ritorna al lavoro come commessa, ma i clienti cominciano a scarseggiare. Non è un momento propizio, anche perché il Paradiso delle Signore si prepara ad affrontare l'apertura di un altro grande magazzino. Nel secondo episodio l'attività commerciale opta per una nuova iniziativa. Si tratta delle consegne a domicilio. Teresa si accorge di una certa intimità tra Rose e il suo futuro marito. I due riusciranno veramente a sposarsi? Il cast del Paradiso delle Signore 2. Tutti i protagonisti della prima stagione della fiction sono stati riconfermati. Ritroveremo infatti ancora Giuseppe Zeno ad interpretare il ruolo di Pietro Mori, il proprietario del grande magazzino. Giusy Buscemi interpreta la protagonista Teresa. Assisteremo anche a qualche new entry. È il caso per esempio di Andrea Osbar, che vedremo nel ruolo della moglie americana Rose, che più volte Pietro Mori aveva dichiarato di essere morta.
Fanno parte del cast anche Christian Filangieri, Marco Bonini, Corrado Tedeschi e Valeria Fabrizi. Come già è accaduto, nel corso della scorsa stagione, per ogni puntata andranno in onda 2 episodi. Le puntate totali saranno 20, divise in 10 serate ciascuna, composta proprio di 2 appuntamenti. Anche noi non vediamo l'ora di rivedere le appassionanti vicende di Teresa e Pietro. Tutti pronti quindi, davanti al piccolo schermo, per non perderci nemmeno un dettaglio di questa nuova serie. Ci sarete anche voi tra i telespettatori? A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.